aspettare il suo motore. Attenzione che casca uno, mamma mia, momenti ma tobba. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su MotoGP 21. Sono innamorato di questo gioco, raga, sinceramente è veramente fantastico, super coinvolgente, la fisica della moto è bellissima, è veramente uno spasso guida. Ci aspetta il weekend a Jerez e questa è la situazione. Purtroppo la pista non la conoscevo e questo vale per molte delle piste di MotoGP, difatti spero che arriveranno presto le piste che conosco perché le ho fatte con le macchine, almeno non c'ho il problema di dover imparare la pista. Nell'FP1 abbiamo fatto 17esimo, nell'FP3 22esimo, ma nell'FP3 pioveva in realtà e anche in Q1 e in Q2 pioveva. Ho preso confidenza col circuito ma purtroppo partiamo 22esimi, sarà una gara, un'altra gara di lacrime e sangue. Per le gomme andiamo a provare con... lui mi consiglia una doppia media che tecnicamente è quella che metterei pure io, anche se su sta pista c'ho la tendenza a far scaldare molto la posteriore, però bisognerà stare attenti perché sicuramente la demolisco. In pole parte Quartararo, dietro Marc Marquez, terzo John Mir, poi seconda fila c'era Morbidelli, poi in terza fila Jack Miller, via via tutti gli altri, anche Valentino visto in terza fila. Noi purtroppo partiamo in ultima fila vicino a Alex Marquez. Davanti a noi abbiamo Salvadori. Io sono rimasto fermo lì perché non volevo manco fare il giro di ricognizione per non sprecare la benzina. Ok ragazzi, prima dentro, cerchiamo di partire bene. Di solito la IA mette a fuoco in partenza, pure stavolta difatti. Purtroppo non sono molto positivo rispetto a sta gara perché problemi per tutto il weekend di gara, in tutte le sessioni di prova non sono riuscito proprio ad adattarmi a sto circuito. In più in tutte le sessioni ho praticamente demolito le gomme, ho cercato insieme all'ingegnere di pista di risolvere il problema che la moto mi allargava tantissimo in ingresso curva, ma non c'è stato verso, ci siamo fatti e nottata a chiacchierare. L'Unix può sfruttare il suo motore. Attenzione che casca uno, mamma mia, momenti ma tobba. Siamo davanti ai Salvatori e all'Equona. Purtroppo appena forza un pochettino il ritmo l'anteriore allarga tanto, non riesco a tenere una curva che è una. Ho sbagliato completamente la traiettoria. Qui davanti ai Salvatori passa l'Equona. Stretti stretti, cuciti cuciti, in apertura dei gas. Anche qui il motore ci potrebbe dare una mano, ma c'ho la mappa numero 2. Dentro, riapriamo, leggeri, leggeri. Leggeri, leggeri, momenti faccio uno stop clamoroso. Niente, non riesco proprio a avvicinarmi, ma qui c'è il rettilineo però, su cazzi vostri. Numero 3, che grande motorone. All'interno una Dix grande, dai. No, davanti Petrucci. Con Nakagami, no, cazzo, tirate su, sbrigate, è finita raga, che peccato, lo sapevo che andava a finire così sta pista, proprio non è per me, non c'è niente da fare.
sbagliato, ma stavo a lottare lì in mezzo al gruppone. Che veleno. Mentre i piloti della MotoGP si godono l'entusiasmo dei tifosi nel giro d'onore, noi andiamo a vedere insieme la classifica finale. Ragazzi, purtroppo dovevo arrivare a sto momento in cui cascavo. Non era mai successo nelle gare precedenti, era stato un bel miracolo. E su sta pista che non c'avevo veramente feeling, in realtà stavo pure andando bene, ma mi sono addobbato. Vince John Mir, secondo Rins, terzo Marquez, poi quarta Raro, Morbidelli, Maverick Vinales, Zarco, Miller e Spargaro, e l'ultimo che chiude i primi 10 è Jorge Martin. Valentino arriva dodicesimo e noi purtroppo ci siamo ritirati. È il mio primo ritiro, però mi dispiace perché in realtà veramente stavamo andando in miglioramento, non c'è niente da fare. Però come ho sempre detto, io registro quello che succede, succede, è una carriera pilota e quindi ci stanno anche gli infortuni. Bene ragazzi, purtroppo quindi questa gara è stata cortissima, eppure il video verrà cortissimo. Vi lascio qua sotto un po' di immagini dall'esterna che comunque sono piacevoli da vedere, fino a quando sono rimasto in pista. Non era, ripeto, manco andata male, perché alla fine stavamo lì in 19esima posizione, ma c'eravamo davanti il 18esimo e il 17esimo. Però purtroppo non ci ho mai avuto feeling, non è colpa manco della motocicletta, stavolta è proprio colpa mia, che ho fatto una cacchiata. Mi sono attaccato, mi pare, a Nakagami e ho fatto una cagata. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, malgrado sia stata una disfatta vera e propria. Come al solito, con la carriera MotoGP ci vediamo la prossima settimana. Speriamo che a Le Mans vada un po' meglio, in attesa del Mugello. Veramente una pista che conosco veramente bene. Come al solito, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Se non mettete il mi piace stavolta, sinceramente vi capisco. E niente ragazzi, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Vi lascio qua sotto immagini e nel frattempo vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, se vi va di partecipare alle mie live sul canale Quello Viola. Ciao!